con noi in studio c'è la sessuologa e life coach Katia Bonatti, che l'anno scorso ha pubblicato un libro con un titolo abbastanza emblematico, direi: Il diritto di tradire. Buongiorno Katia. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di tutto io le chiederei come mai ha deciso di trattare proprio questa tematica. Ne ha trattate anche altre, no? Però come si è anche avvicinata a questo tema? Perché io mi sono occupata di tante tematiche che riguardano la sofferenza umana, cercando di sviscerarle e andare a trovare quale fosse il senso. E il tradimento è un tema che le persone si trovano ad affrontare nel corso della vita sempre, perché fa parte del gioco della vita, nel senso che uno può trovarsi perché sente l'esigenza di tradire, oppure si trova un bivio, oppure perché lo subisce. Quindi è una tematica che le persone consapevoli e intelligenti approfondiscono sempre, e quindi era un tema che anche che mi chiedevano molto, e ho cercato di dare un senso al tradimento, cioè cercare di comprendere quale potesse essere il lato anche positivo di un'esperienza così dolorosa, che va a toccare le parti più intime, emotive, il senso della stima di sé, e quindi per dare queste risposte. Però a lei addirittura parla di diritto di tradire. Sì. Sotto quali punti di vista? Perché in realtà molte persone lo confondono col dovere di tradire, in realtà non è così. Il diritto di tradire vuol dire che le persone si possono trovare ad un bivio, lo faccio o non lo faccio, e come esseri umani possiamo scegliere quello che appartiene più alla nostra natura, però in maniera consapevole. Punto molto l'attenzione sul fatto di essere consapevoli delle scelte che si compiono, proprio tenendo presente quali sono le conseguenze a livello individuale e anche relazionale. Il tradimento sicuramente ha molte facce, no? C'è l'aspetto fisico su cui insomma, è il primo, no? Ci si concentra un po' di più, però poi c'è anche la parte evidentemente mentale, no? Per cui il fatto magari di omettere, di dire bugie, quindi quando il partner, colui che è tradito, lo scopre, è questa forse, ma lo chiedo a lei, la parte in cui ci si sente più feriti, no? È il proprio io interiore. Sì, c'è sempre un notevole danno alla stima di sé, perché si vede il tradimento associato a un valore per quella persona, e questo è un errore, perché le altre volte possono tradire non contro il partner, ma per se stessi. In questo punto molto l'attenzione, proprio che esiste un tradimento fatto contro l'altro, quindi con una grande mancanza di rispetto anche nelle modalità di tradire, e invece esiste un tradimento fatto per se stesso, per rispettare le proprie emozioni, i propri bisogni, le proprie necessità interiori. In questo senso è un diritto che ogni essere umano può scegliere. Quando afferma che quando ci troviamo di fronte ad un bivio in cui dalla scelta di tradire dipende la nostra salvaguardia, allora è giusto tradire, fa riferimento proprio a questo, cioè il fatto che sia una tutela del sé. Esattamente questo, perché ogni persona è fatta in maniera diversa, anche perché noi pensiamo al matrimonio come una scelta consapevole, non sempre lo è. Alcuni autori lo paragonano come un assegno in bianco di cui non si conoscono le clausole, quindi magari vivendo l'esperienza matrimoniale ci si ritrova a non condividere più la voglia di rimanere fedeli o sposati a una persona che non corrisponde più a nulla. Però effettivamente l'essere umano, voglio dire, ha la facoltà di discernere, no? Quindi intelletto per decidere che cosa fare nel momento in cui si trova in una determinata situazione. Perché tradire e non andarsene, non lasciare, non chiudere questa relazione? Questa è un'ottima domanda, ma in realtà la natura umana è ambivalente, quindi possono essere presenti sia il sentimento di amore e di bene nei confronti del proprio partner, che la voglia di esplorare le proprie emozioni, il proprio istinto. Poi ci sono tante ragioni per cui le persone possono tradire. Una può essere di curiosità, alcune come forma di narcisismo per confermare il proprio valore, altri per fare del male, una vendetta. Ci possono essere delle modalità molto ferenti, per cui è importante, come diceva lei, avere consapevolezza quali sono le motivazioni che spingono a tradire. In effetti il tradimento, no? Noi ci consideriamo una società abbastanza evoluta, però riveste ancora il tradimento un ruolo abbastanza importante, no? Ce lo stava anche spiegando. Magari andiamo avanti, insomma, a raccontarne anche le cause. Sì, perché in realtà le persone pensano che la fedeltà faccia parte di quel contratto, ma in realtà non corrisponde alla natura umana. Quindi quando la mente si trova in conflitto con gli istinti, con i bisogni emotivi, con la voglia di esplorare tutte le sfumature che appartengono all'animo umano, ecco lì che nasce la sofferenza, oppure nasce questo essere tirati da due parti: da un lato l'istinto che spinge verso il tradimento, e il buon senso, la mente o le scelte che invece frenano questo impulso ad andare incontro, a condividere le emozioni con qualcun altro, anche perché è difficile che uno stesso partner per tutta la vita possa soddisfare questi bisogni.
No, lei ha detto una frase importante, la fedeltà non fa parte della natura umana, questa è una, forse è meglio specificare meglio questa cosa, perché che ci sia la lotta fra due istanze che porta da una parte o dall'altra, ma affermare una cosa di questo genere è forte. È forte. Sì, perché dal punto di vista, io parlavo fisiologico, perché dal punto di vista emotivo o mentale è una scelta, però proprio in quanto scelta non è qualcosa che corrisponde. Se una persona ascolta la propria natura, prima o poi gli viene il desiderio di condividere delle emozioni con qualcun altro. Anche le specie animali sono pochissime in natura, quelle che sono fedeli, ma noi ci distinguiamo proprio per la possibilità di scegliere, ma dal punto di vista fisiologico l'istinto, anche perché bisogna tenere presente che gli uomini si eccitano alla vista, le donne più al tatto, quindi anche sono sollecitati anche dal punto di vista ormonale, perché producono il testosterone, che è l'ormone del desiderio, e quindi la sollecitazione nel mondo maschile è davvero piena di stimoli, non ne parliamo oggi, per cui ho dedicato anche un ampio capitolo alle nuove possibilità di tradimento con i social media, che aumentano in maniera esponenziale questa possibilità di tradimento. Tutorial questa mattina, ci interroghiamo su che cosa, come, quando e perché si tradisca. Abbiamo in studio Katia Bonatti, sessuologa e life coach, autrice del libro Il diritto di tradire. Abbiamo esordito, magari è bene ripeterlo, tradimento fisico, tradimento può essere anche tra amici, adesso dobbiamo anche ricordare che la parola tradimento ha a che fare con tutte le relazioni. Dal punto di vista della teorizzazione, Katia Bonatti, quali sono le categorie? Esattamente, ci sono tanti traditori, ci sono quelli occasionali, ci sono quelli seriali che quindi come vivono, come si alzano la mattina, tradiscono, oppure ci sono quelli che lo fanno in maniera parallela e quindi hanno le storie in contemporanea, oppure ci sono quelli che scelgono di avere anche dei tradimenti a pagamento, di modo che confinano la scelta del tradire come, dove, quando e senza conseguenze specifiche. E poi è vero, come diceva lei, si può tradire anche per motivazioni differenti legate alla sessualità o al sentimento, e quindi c'è il tradimento amicale, c'è il tradimento dei genitori, c'è il tradimento dei professionisti, c'è il tradimento degli amici. In ogni caso si intende tradimento ogni volta che si affida la propria fiducia, e questa fiducia viene mal riposta, fra virgolette. E scandagliamo altri sms che sono arrivati così a uno dietro l'altro. L'ultimo che abbiamo letto, sto avendo una storia parallela, spero, è faticoso, spero che una delle due si sfaldi. Cioè, signore o signore che ci ha scritto? Dipende un po' anche. Dica lei, Katia Bonatti. Esattamente quello che dicevamo prima, che invece è più importante avere consapevolezza e chiedersi: ma che cosa mi sta accadendo? Per quale motivo ho queste due storie parallele? Che cosa mi dà l'uno, che cosa mi dà l'altro? E soprattutto la persona che cosa cerca, che cosa vuole ottenere? Perché altrimenti è un tradimento inconsapevole. Se le persone si mettono invece a riflettere, possono scegliere che cosa fare della propria vita, altrimenti si delega, come in questo caso, la scelta della propria esistenza a qualcun altro. E per quello che diceva anche prima, in base alle telefonate, è importante fino a che punto si può perdonare, ma dipende se sussiste la relazione, se è una buona relazione, se c'è una buona intimità, se c'è un buon dialogo, se le persone si amano, se c'è un sentimento, allora forse vale la pena di perdonare. Ma se non c'è nulla e la relazione già è terminata, allora le persone possono farsi più di una domanda sul perché continuare questa relazione. Il tradimento, visto che lei ha a che fare con tante coppie o consulenze, parla con le persone che tradiscono o che subiscono un tradimento, è un evento che all'interno di una relazione che ha tutte queste caratteristiche, per cui c'è dialogo, c'è rispetto, c'è amore, è una cosa che spacca tutto e non è possibile rimettere insieme i cocci, oppure qualcosa che insomma, è superabile da parte della coppia? Nel caso di una coppia solida, come diceva lei, il tradimento in genere è sempre un danno alla stima di sé, ma le persone intelligenti che si amano e si stimano cercano di superarlo e di comprendere perché è accaduto e che cosa si possa fare ancora di meglio nella relazione per poter di nuovo far rinascere quel bisogno di condivisione sotto tutti i punti di vista, perché il dialogo è fondamentale, ma anche la sessualità è un aspetto importante. E poi le persone
che a volte riflettono molto sulla vita reale, non sull'ideale di vita, quindi non si basano sulle favole, ma sulla conoscenza proprio delle sfumature umane, perché come dicevo prima, l'essere umano è ambivalente, quindi le persone entrambe consapevoli riescono a parlare di questo perché non appartiene solo a uno dei due, ma appartiene a entrambi questo dubbio amletico. Beh, forse è un po' più difficile, come ci diceva l'ascoltatrice, nel caso di traditori seriali, cioè una, due, tre, quattro, dopo basta però. Cioè, sì, c'è una misura, quando la misura è colma. Adesso Yolanda, era Yolanda, ha detto ho tollerato fino a tre scappatelle e alla quarta basta, ho detto... Perché è importante che entrambi, no, vogliano appunto e abbiano consapevolezza e vogliano ricostruire poi eventualmente. Sì, e ci deve essere anche un sentimento alla base, ci deve essere la voglia di continuare questa relazione, quindi ci deve essere un sentimento d'amore, ci deve essere la voglia ancora di condividere, una progettualità, e non sempre le persone se ne vanno, magari gli uomini perché hanno un senso di colpa oppure perché ci sono dei figli, e non necessariamente per un uomo è più facile vivere la scappatella occasionale come un bisogno personale che non dà nessun effetto collaterale all'interno della coppia. Le donne magari sono più legate alle emozioni e quindi si fanno più coinvolgere. Ci occupiamo di questo comportamento che in inizio di trasmissione è stato definito dalla nostra sessuologa e life coach Katia Bonatti viscerale, e effettivamente vedendo insomma tutti gli sms e whatsapp che stanno arrivando è qualcosa che ha toccato tanti dei nostri ascoltatori. Mirko Bordone. Alberto ad esempio ci scrive: io sono stato tradito ben tre volte, le prime due ho perdonato, con la terza ho fatto molta più fatica perché si trattava della stessa persona. Oggi comunque sono ancora con lei perché la amo, per i nostri figli che non hanno nessuna colpa. Qualcun altro ci scrive: ci sono coppie di amanti che funzionano fin tanto che la relazione rimane segreta e quando escono alla luce del sole si lasciano. Abbonati, è vero, no? Sì, è vero, perché un elemento anche di erotismo è anche la trasgressione, e quindi quando questo elemento non c'è è diventato normale, anche perché la sessualità si ravviva con la novità, con il mistero, quando questo viene a cadere cade anche la motivazione. Qualcuno ci scrive: ma uno cerca quando manca qualcosa in casa, mi chiederei dove ho mancato. È vero? No, non sempre, anche perché come dicevo prima le persone sono ambivalenti nella propria natura e hanno bisogno di tanti stimoli, ci sono tante sfumature, anche se il tradimento dà luogo a un danno alla stima di sé quasi sempre, è importante comprendere che invece le persone possono imparare alla massima, è un'esigenza dell'altro, non contro il partner. Ero giovane e stupida, l'ometto, diceva che non sapeva come chiudere la relazione in corso perché voleva stare con me. Per quasi un mese ho aspettato, poi mi si è aperto il cervello. Se io sono la seconda, prima o poi ci sarà una terza e magari anche una quarta. Ho scoperto che i grandi amori possono finire in un lampo, senza il minimo ripensamento. Sì, questo a volte accade. Si dice sempre che se le persone si sono amate si vede dopo quando si lasciano, anche secondo della modalità, e anche queste nuove modalità di scoprire il tradimento. In Italia il 40% dei divorzi avviene a causa di WhatsApp e quindi queste nuove tecnologie permettono anche di scoprire più velocemente il tradimento. Un altro: ho subito un tradimento confessato dalla mia partner, ho inghiottito il rospo, ma dopo 3 anni il rospo ancora era in gola. Pensavo che le cose sarebbero cambiate, ma non sono riuscito a ricostruire e a ricostruirmi. Volevo bene a questa persona, ma dopo 15 anni ho deciso di chiudere. Ora ho una nuova compagna e tutto è tornato, tra virgolette, pulito. Sì, perché è sempre un danno alla stima. La fiducia anche, no? La fiducia, il senso anche di amore, di rispetto per sé. Le persone è importante che rielaborino e che comprendano che non sono state ferite perché gli manca qualcosa, che è una necessità dell'altro, ma è importante anche andare a parlare con qualcuno perché a volte i danni e le ferite sono notevoli. Tradimento, mi parte una fiammata solo nel pronunciarla questa parola. Vorrei chiedere alla signora Bonatti quale tipo di tradimento lei personalmente perdonerebbe. Il tradimento occasionale è più facile da perdonare rispetto a una relazione in contemporanea. Perché? Perché nasce da un'esigenza che termina nel momento in cui l'esperienza viene vissuta. Noi dicevamo, Katia Bonatti, che effettivamente il tradimento è qualcosa che appunto tocca la persona tradita in una maniera molto profonda. Quindi cosa succede proprio a livello intellettivo, corporale, in chi viene tradito? Ci possono essere delle conseguenze fisiche, psicosomatiche, a volte ci sono delle malattie, ma è sempre un danno alla stima di sé, quindi è più a livello emotivo e a livello mentale. E perciò che è importante elaborare, anche comprendere che il tradimento rende più veri, più morbidi, più fluidi,
fluidi perché entra in contatto con la realtà. E capisci quanto è fragile la persona con cui stai, no? Sì, anche per questo, perché comprendere che si fa del male anche involontariamente, oppure ci sono persone che lo fanno con dolo, dipende molto da come si è traditi e con chi le persone tradiscono, perché se il tradimento viene fatto con qualcuno che è all'interno del nucleo familiare, con un parente, con l'amica del cuore, fa molto più male, mentre piuttosto che con doppiamente traditi con la persona cara. E anche la modalità, gli sguardi d'intesa, se sono persone che frequentano la coppia, oppure occasionale all'estero, che nessuno, anche perché c'è la stigmatizzazione, come ricevere un marchio, un danno anche sociale, fra virgolette, anche se questo meno negli ultimi anni, ma con i social media c'è la possibilità di tradire alla carta, quindi le persone possono scegliersi con chi tradire. Qualcuno ci scrive: ma dal partner non si può avere tutto, sarebbe un'illusione tremenda. Apriamo gli occhi, io non posso bastare al 100% alla mia partner e il mio partner non può bastarmi al 100%. Con questo non giustifico il tradimento, ma se succede lo si deve capire e perdonare. La stessa cosa ci dice un altro ascoltatore: l'essere umano è fatto per avere più partner, non esiste il per sempre. Katia Bonatti. Si dice l'amore eterno finché dura, come il famoso film di Verdone, in realtà è così. Le persone che hanno scritto si vede che sono consapevoli dell'animo umano. Poi: ho perdonato tutta la vita anche per amore dei miei figli, oggi ho capito che non ne valsa la pena, un traditore rimane tale per tutta la vita e chi lo subisce soffre per sempre. Bisogna comprendere che il tradimento, anche subito, permette di elaborare delle ferite magari irrisolte derivanti dalla famiglia di origine, quindi è importante rielaborarlo, e soprattutto la modalità. Persone vengono tradite ma non se ne accorgono perché vengono amate, coccolate, desiderate anche durante il matrimonio. Se invece persone vengono trascurate, allora non è tanto il problema del tradimento, ma che è una relazione poco nutriente. Bisogna dire però che il tradimento fa sempre male, perché c'è la paura di perdere la fonte di nutrimento emotiva, affettiva, a volte economica. Il tradimento a pagamento è quello più sicuro. Molti uomini si scelgono questa strada di tradire in questo modo, perché così budgetizzano la spesa economica e anche gli effetti collaterali sono meno riconducibili all'interno della famiglia. Poi: succede troppo spesso, ci scrive qualcuno, il marito che lascia tutto per una ragazza di 30 anni in meno, per 3 anni dura la relazione, poi torna a casa e lì inizia un duro lavoro per entrambi. Ma questa è una scelta, perché lì c'è proprio un'interruzione della relazione, non è un tradimento, è la scelta di iniziare la nuova vita con qualcuno, quindi richiede un'elaborazione maggiore. Chi tradisce è perché è insicuro, e di solito sono le persone molto gelose che tradiscono, è vero? No, questo non accade, si dice, ma non necessariamente così. Allora, Katia Bonatti, sono rimasti sospesi 2 punti che vale la pena chiarire per i nostri ascoltatori. Allora, da una parte la domanda era: tradire tramite social network è tradire? Sì, perché praticamente è cambiato nel corso degli anni il concetto di che cosa significa tradire. Oggigiorno è tradimento anche sui social, perché poi, anche se le persone non si incontrano, hanno veri e propri amplessi attraverso SMS, con le chat, e quindi il contenuto è proprio quello che sfocia anche in una soddisfazione sessuale, anche se a distanza, e quindi quasi tutti lo considerano, soprattutto se viene consumato, non è solo il contatto, quello che uno scrive, ma veri e propri rapporti sessuali a distanza. Altra domanda che è rimasta sospesa: tradire col pensiero è tradire? No, come dicevo prima, è spostato il confine, quindi impossibile controllare la mente, un desiderio, un'emozione, sarebbe veramente altro che Grande Fratello se non potessimo attraverso la mente vivere quello che vogliamo. In genere questo non fa granché soffrire, anzi, se viene posta la domanda preferisci essere tradito e durante il tradimento pensa a te, in genere le parti dicono sì, meglio così, l'importante è che ci sia questo sentimento, questo amore e la voglia di condividere nella relazione. Katia Bonatti, noi la ringraziamo naturalmente per tutte queste parole, per aver dipanato anche in modo più scientifico, ma anche più emotivo, questo argomento. Io concluderei con il galateo del traditore consapevole. Lei ci diceva: in realtà non possiamo esimerci da questa questione, il tradimento è abbastanza così democratico, succede, è una cosa che capita nella vita, dobbiamo farci conti, lo si può fare però in maniera, diciamo, più elegante?
Sì, è proprio per questo che ho scritto il Galateo del traditore consapevole. Se il traditore lo fa per se stesso e non contro l'altro, può avere tanti accorgimenti di cui io parlo nel libro da mettere in pratica per rispettare l'altro, fermo restando che esiste il tradimento, quindi questa ferita rimane, ma con modalità più rispettose, quindi senza farsi scoprire, senza farlo in maniera crudele come è accaduto all'ascoltatrice di prima, senza raccontare i particolari. Ci sono delle modalità di tradire infantile che possono essere superate assumendosi la responsabilità ed essendo proprio coscienti di quello che le persone stanno facendo con rispetto per il partner.